Alle 6:15 di giovedì 6 giugno 1861 moriva all'età di soli 51 anni Camillo Benso Conte di Cavour. Sull'uomo, sul politico, sullo statista è stato scritto quasi tutto, cosicché vi verrebbe naturale chiedersi perché ricordarlo a 160 anni dalla morte. La ragione è che Cavour rappresenta ancora adesso la figura del politico e dello statista che si è ispirato con la propria vita, pagandone anche il prezzo, alle idee della libertà e che ha praticato il liberalismo. Per Cavour la libertà era innanzitutto senso della dignità personale. Si rifiutò sin da piccolo di sottomettersi a qualsiasi autorità precostituita. Quando gli chiesero di fare il paggio per Carlo Alberto, prima accettò, poi si rifiutò sdegnosamente perché riteneva lesa la propria dignità personale. Per Cavour la libertà era senso dell'indipendenza economica. Pur appartenendo ad una delle famiglie più ricche del Piemonte, cercò in tutti i modi di raggiungere la propria indipendenza economica attraverso numerose attività imprenditoriali nelle quali si cimentò. Per Cavour la libertà era il fondamento dell'agire politico. Avrebbe potuto ottenere numerosi incarichi di governo grazie alle entrature che aveva il padre a corte prima ancora del 1848, ma si batté per l'emanazione dello Statuto Albertino, si batté per un libero Parlamento, per libere elezioni e per la libertà di stampa, e divenne politico e statista grazie al suo merito, perché risultò eletto e non perché godeva di privilegi aristocratici. Cavour si batté sempre contro l'assolutismo, ma anche contro le idee rivoluzionarie. Per Camillo Benso la libertà era il fondamento dello sviluppo economico, sia perché riconosceva che ciascun individuo aveva il diritto di cimentarsi nelle attività economiche, sia perché pensava che solo la concorrenza e non il protezionismo avrebbero potuto assicurare il progresso con numerose e continue sperimentazioni. Ecco, per Cavour la libertà è progresso. È l'unico strumento che può assicurare il progresso morale di ciascun individuo, il progresso delle comunità politiche libere che si ispirano al costituzionalismo liberale e che praticano le principali libertà fondamentali, e il progresso economico. La libertà è tutto questo, e a questo punto risulta veramente superfluo chiedersi perché ancora oggi lo ricordiamo.